lunedì mattina proprio sono arrivata in centrale operativa a Firenze per altre cose, mi è stato detto che c'era la possibilità di partire. A mia figlia l'ho dovuto comunicare a scuola, poverina, a 10 anni, però non volevo partire senza averglielo detto io personalmente, perché non sapevamo se ci sarebbe stata la possibilità di comunicare con casa. Una giornata per dire grazie agli operatori sanitari, medici ed infermieri che sono intervenuti in Turchia durante le operazioni di soccorso dopo il terremoto, ma una giornata anche per informare i futuri, appunto, medici ed infermieri che vorranno far parte del team USAR. Acronimo di Urban Search and Rescue, il team USAR della ASL Toscana Sud-Est è intervenuto in Turchia con 12 operatori tra medici ed infermieri. L'incontro di questa mattina è iniziato con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto. Cosa che umanamente ti porti più dietro? La dignità e la compostezza delle famiglie che si trovavano a pochi metri da noi e che in un silenzio quasi religioso aspettavano giorno e notte che noi potessimo inizialmente tirar fuori qualche sopravvissuto e poi quantomeno le spoglie dei propri cari. È stata la prima missione dopo l'addestramento con cui gli operatori si sono dovuti misurare. Oggi questa esperienza viene trasferita ad altri medici ed infermieri che potrebbero farne parte o comunque impegnarsi nella medicina d'urgenza. È bellissimo vedere che ci sono tantissimi studenti di infermieristica, praticamente la maggior parte sono i miei studenti del primo anno, quindi sono orgogliosissima, insomma, di presentare quello che abbiamo fatto anche a loro, perché loro poi sono il futuro a tutti gli effetti, quindi dobbiamo essere motivati in quello che facciamo e sicuramente comporta dei sacrifici, perché dobbiamo riuscire a bilanciare la vita privata rispetto poi a tutto il resto, che è veramente impegnativo. C'è sempre, insomma, carenza di questo tipo di personale. Vabbè, ormai è inutile piangersi addosso, mancano i medici e gli infermieri, lo sappiamo, e lavoriamo comunque, non ci disperiamo più di tanto, tanto il lavoro ci tocca farlo, per cui non è che cambia niente. Sicuramente ora stiamo guardando molto più alla qualità che alla quantità, perché la quantità non c'è, bisogna pensare a fare qualità.